Sarà completata entro fine 2024 la nuova linea M4 della metro di Milano. Già attive le prime 6 stazioni, una volta terminata, consentirà di collegare la periferia ovest della città a quella est e arrivare a Linate senza utilizzare mezzi su gomma. Un nodo unico a livello europeo consente il collegamento tra più sistemi, ma soprattutto è la fluidità dell'offerta, cioè chi arriva dall'aeroporto ha facilmente l'accesso alla metropolitana, ovvero a tutti i sistemi di interconnessione, quindi un collegamento diretto con la città, agevole, immediato, intuitivo, costruito anche sulla base non di aspetti casuali o approssimativi, ma su tutto il concetto di wayfinding, quindi la configurazione degli spazi, la morfologia, la segnaletica altamente specializzata ci ha consentito di poter offrire questo tipo di relazione nei termini che le ho descritto. È una stazione sicuramente funzionale, ma avete cercato di renderla anche bella. Come lo avete fatto? Anche in questo caso abbiamo cercato di interpretare un'eredità molto importante, che chiaramente è quella di Albini e Norda, che hanno dato le prime linee di indirizzo sull'M1 di Milano, quindi come dire un'eredità importante su cui abbiamo lavorato cercando di dare contemporaneità alle soluzioni, creare degli ambienti in cui anche la psicologia ambientale possa in qualche modo interagire per migliorare la fruizione, ambienti soprattutto sicuri in cui la percezione della luce naturale, laddove è stato possibile, è stata un'alleata importantissima per poter configurare degli spazi appropriati, la segnaletica che è stata implementata fortemente e poi le finiture cromatiche materiche, anche questa volta interpretate con delle soluzioni legate a dei materiali molto performanti come appunto la ceramica. Immaginatevi che le superfici sono rivestite con dei pannelli di ceramica che hanno una dimensione particolare, 60 cm di larghezza per 1,80 m di altezza, con colorazioni specifiche, quindi uniche e applicate soltanto in questo contesto, raggiungendo delle caratteristiche prestazionali molto importanti rispetto anche ai supporti di sostegno di questi rivestimenti, che sono molto eterogenei, perché noi andiamo da superfici in cemento armato, che sono tutte le parti più profondi di Poggea, rispetto invece a materiali di tamponamento più tradizionali per le parti in superficie. Abbiamo degli ambienti a doppio volume, ambienti più invece contenuti, costretti come i cunicoli di passaggio e soprattutto i vani in cui sono alloggiate le scale mobili che vincono anche delle dislivelli molto importanti. Pensate ad Ateo, abbiamo la stazione più profonda d'Europa che è a 36 metri di profondità e per raggiungerla ovviamente c'è un condotto inclinato organizzato con scale mobili, dove anche in questo caso i rivestimenti devono assecondare queste morfologie così esasperate. Quindi, come dire, la formula è quella di lavorare con i materiali attraverso colorazioni appropriate, concetti di wayfinding, concetti anche di universal design, cioè la possibilità di consentire l'accesso indifferenziato a tutte le persone che utilizzeranno la metropolitana indipendentemente dal loro stato di capacità di deambulare e muoversi in modo ovviamente efficace all'interno di questi spazi e poi tutto il tema legato alla luce naturale. I materiali in gres utilizzati per il progetto sono di Cotto d'Este. Gres è un materiale chiaramente che viene dalla terra e torna alla terra, e questo ci ha consentito di evitare soluzioni resilienti, insomma con prodotti chiaramente polimerici o generati da prodotti di alterazioni chimiche, insomma. Quindi operiamo con un prodotto naturale. Ci ha consentito di avere prestazioni di resistenza molto elevate, un linguaggio compositivo che è sempre contemporaneo e quindi questa è stata la scelta. Poi il concetto del rivestimento è quello che ci ha consentito di generare condizioni anche di manutenzione molto ridotte, di salubrità degli ambienti, di igienizzazione,